Da storico esponente della Lega, il senatore Candiani ha sempre tenuto a difendere simboli, appartenenze, logiche di scuderia, ma quando si tratta di frontalieri ciò che conta deve essere il gioco di squadra. Per questo l'ex sindaco di Tradate ha sostenuto convintamente l'istanza del PD Alfieri per far sì che i comuni a ridosso della Svizzera possano utilizzare la metà dei ristorni per la propria spesa corrente. Perché il problema dei frontalieri, i problemi legati ai territori di confine rispetto al resto d'Italia sono problemi che rischiano di essere sempre marginalizzati dalla politica. Fare gioco di squadra, secondo me, ma questo lo dico da sempre, è fondamentale e necessario. Nel momento in cui c'è una proposta che viene dal PD o una proposta che viene dalla Lega o da un altro partito politico e questa serve per il territorio, siamo determinatissimi a sostenerla. Altra partita che Candiani gioca da tempo è quella degli organici e degli strumenti di difesa delle forze dell'ordine e qui i toni si fanno meno concilianti. Abbiamo promesso agli agenti la dotazione del taser, ma l'attuale ministro perde tempo. È evidente che con Salvini ministro dell'interno le cose erano differenti rispetto a con la Morgese, ma su questo non voglio aprire alcun fronte di polemica. Abbiamo messo in dotazione questi strumenti e il ministero ha fatto fatica da quando è uscito Salvini ad andarli a distribuire, un po' una volta con giustificazioni tecniche, un po' burocratiche, un po' questo e quell'altro. La sintesi estrema è che se non c'è la volontà politica queste cose non si fanno. Infine la crisi energetica, il caro bollette, la penuria di materie prime. Candiani denuncia l'impennata dei costi che per alcune aziende hanno visto già raddoppiare la stangata a parità di consumi, sollecita il governo a intervenire e invita a non farsi illusioni. Il piano nazionale, dice, non è la panacea di tutti i mali. Rischiamo esattamente di trovarci con tante risorse stanziate ma con capacità di risultato sul territorio molto scarsa. Cioè, faccio un esempio banalissimo: nel momento in cui viene fatto un appalto pubblico, si stabiliscono dei costi, viene assegnato l'appalto e poi questi costi improvvisamente vanno fuori scala. Il problema reale è che quell'impresa avrà un costo maggiore nel ferro, un costo maggiore nell'energia elettrica, un costo maggiore nel personale, non sta dentro nei conti. Come sappiamo poi spesso avviene, l'impresa chiude i battenti, fallisce il cantiere e non si fa nulla. Quindi lo scenario è da tenere sotto osservazione stretta e non illudiamoci che con i fondi del PNRR si possano bypassare questi problemi.